Forti divergenze tra maggioranza ed opposizione sulla tassa sugli autobus dei croceristi. Da una parte l'assessore Serpente plaude all'iniziativa, molto critico invece Moscherini. Sono stati pignorati 1.600.000 euro al comune a causa di mancati pagamenti al consorzio di imprese che ha realizzato la trincea ferroviaria. Dal Pincio dicono che ora sono a rischio gli stipendi dei dipendenti comunali. Balneabilità eccellente nella costa di Tarquinia. L'Arpalazio ha comunicato i risultati delle analisi sui nuovi punti prelievo, bene anche Santa Marinella e Cerveteri. Pallanuoto, l'SNC sfida nel campionato di A2 in trasferta la Canottieri Napoli. I rossocelesti a caccia di conferme dopo il KO interno contro Anzio. Buongiorno a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. L'imposta di soggiorno per i turisti e la tassa d'ingresso per gli autobus dei croceristi non sono un attacco al porto, bensì un modo per rimpinguare le casse comunali sfruttando la legge regionale che classifica Civitavecchia come città turistica e la legge del 2009 sul federalismo fiscale. A ribadire la bontà delle proprie iniziative è l'amministrazione comunale, assessore Sergio Serpente in testa. Ma i chiarimenti non bastano a spegnere gli animi dell'opposizione, che parla di una tassa ingiusta che penalizzerà fortemente il porto e gli autotrasportatori, anche quelli locali, come sottolineato dall'ex primo cittadino Gianni Moscherini. Ma sentiamo tutti i particolari nelle interviste realizzate per noi da Sonia Bertino. Noi non siamo voluti andare assolutamente a toccare i croceristi, non vogliamo assolutamente intaccare le regole all'interno del porto, il ciclo nave. Noi abbiamo voluto soltanto portare nelle casse della nostra comunità diciamo, un po' di ossigeno su chi usufruisce delle nostre strade e chi inquina la nostra città. Noi sappiamo che nel nostro territorio ogni anno c'è una percorrenza di circa 28.000 autobus all'anno, c'è una legge che ce lo permette con il federalismo fiscale, che dà la facoltà ai comuni di poter mettere una tassa o un corrispettivo su questo e non l'abbiamo voluto applicare. Abbiamo voluto fare quello che in 10 anni se ne parlava e nessuno era riuscito a farlo, ma per vari motivi, non è che gliene do a nessuna colpa. Abbiamo cercato di portare questa, diciamo, innovazione che è la legge del 2009 del federalismo fiscale e abbiamo voluto cercare di portare un po' di ossigeno alle nostre casse in modo che si possa diminuire un po' di tasse ai nostri concittadini. Ma non è che le tasse debbano piacere o non piacere, le tasse devono essere motivate e devono avere uno scopo. Ora, le tasse che vengono proposte dall'amministrazione non è l'amministrazione che le può emanare. Perché? Perché la tassa di soggiorno può anche metterla se vuole, però la tassa di soggiorno penalizzerebbe gli alberghi, quindi tutti coloro che oggi tour operator utilizzano gli alberghi cittadini per metterci diportisti che vanno sulle navi da crociera, sono convinto che si attrezzeranno diversamente fuori dalla cinta cittadina per utilizzare alberghi dove non c'è un rincaro di qualunque tipo. Secondo, la tassa per i croceristi, o poi hanno detto per i pullman che li trasportano, poi adesso mi è stato detto che comunque c'è un pezzetto della bretella che non è proprietà della provincia, per cui loro nella bretella potrebbero fermare. Cioè, queste sono iniziative che penalizzano l'unico grande settore che qualifica il nostro porto e che non ha bisogno di questi balzelli e sono controproducenti. Tra l'altro, chi tira fuori questi balzelli non sa che i pullman viaggiano su strade nazionali e regionali o provinciali e quindi il comune non ha nessuna possibilità. Sarebbe ridicolo che il comune mettesse su un esercito della salvezza a bloccare i pullman nei 50 metri che sono di proprietà del comune, perché sarebbe ridicolo. Terzo, perché penalizzare le nostre compagnie di trasporto? La Royal Bus è quella che fa più trasporti, almeno mi risulta, di pullman nell'ambito del porto. Questa cosa penalizzerebbe gli introiti della compagnia di trasporto. Pignorati 1.600.000 euro al comune. L'atto è stato voluto dal consorzio di imprese autore dei lavori di copertura della trincea ferroviaria.
E così le casse del comune sono state svuotate, mettendo in serio pericolo anche gli stipendi dei dipendenti comunali. Le ditte, infatti, come spiegano da Palazzo del Pincio, aspettavano di essere pagate dal 2008. E ora, una settimana dal pagamento degli stipendi dei comunali e dei dipendenti delle partecipate, le casse del comune sono in rosso. Sono circa 1.000 i lavoratori del Pincio, di HCS, Argo, Ippocrate, Città Pulita, Infrastrutture, che molto probabilmente troveranno la busta paga vuota. Come noto, infatti, proseguono dal Pincio, le partecipate non hanno autonomia economica e ogni mese devono essere sorrette da contributi straordinari da parte delle casse comunali, che stavolta sono in piena paralisi. Ricevuto infatti da parte delle ditte, tra cui la Codimar e la Compagnia Progetti e Costruzioni, il preavviso finale atto di precetto, l'assessore Venanzi aveva più volte sollecitato per iscritto la Direzione Regionale alla Programmazione Economica e la Direzione Regionale Bilancio e Ragioneria, i cui tempi di risposta lasciano intravedere il pagamento effettivo delle somme solo per il dicembre prossimo. Spettacolare incidente ieri notte in via Nino Bixio. Un giovane civitavecchiese, FG, queste le sue iniziali, per cause ancora in corso di accertamento, ha dapprima cozzato contro due auto in sosta e due scooter parcheggiati sul lato destro della strada a senso unico. La sua Mini Cooper gialla si è ribaltata, finendo su un fianco e bloccando in senso orizzontale la strada. Ad essere danneggiate sono state una Golf, una Renault Megane e due scooteroni. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente, secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, dopo una curva troppo larga, ha urtato contro le auto e la Megane gli ha fatto da scalino e quindi la sua Mini si è alzata e ricadendo si è messa di lato. Sul posto sono prontamente intervenuti i poliziotti del commissariato di Civitavecchia, la polizia stradale che ha provveduto a fare i rilievi del caso, i vigili del fuoco della caserma Bonifazi, l'ambulanza che ha trasportato il giovane 26enne autore dell'incidente al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e un trauma nasale. Per ripristinare la circolazione intorno all'1.30 è intervenuto il carro attrezzi che ha portato via l'auto e così dopo le 2 tutto è tornato alla normalità. Sconcerto è stato espresso dai residenti della via svegliati dal forte boato. Partecipato convegno ieri pomeriggio nel salone della compagnia portuale, che con l'occasione è stato intitolato al console Ivano Poggi per celebrare i 116 anni di attività del sodalizio guidato dal presidente Enrico Luciani. Sentiamo com'è andata in queste interviste. I 116 anni della compagnia portuale è un evento importante, un modello da esportare? Sì, sicuramente, perché se noi ricordiamo che con i decreti Prandini, dove si andava alla privatizzazione del lavoro portuale, con la legge 84 e 94 di fatto si attribuiva al lavoro portuale soltanto un lavoro di riserva, cioè soltanto nei momenti di picchi, come dice la legge, e quindi precario. Oggi la compagnia portuale, credo che sia l'unico modello in Italia, possiamo dirlo, è riuscita in pochi anni non solo a salvaguardare il lavoro portuale, ma a rafforzarlo e rilanciarlo. E quindi diciamo che oggi il lavoro portuale è un lavoro importante, un lavoro che fa crescere anche il porto e sicuramente che crea un'occupazione seria, stabile e sicuramente dignitosa. Quello che oggi possiamo sperare è questo, che la compagnia portuale e insieme tutto il lavoro portuale, in un contesto di crescita complessiva del porto, dove c'è una profonda sinergia tra l'autorità portuale, l'amministrazione comunale, la Regione Lazio adesso e governo che sicuramente, anche se non è il governo che noi volevamo, però di fatto ci assicura la presenza di ministri, viceministri e sottosegretari che sicuramente avranno a cuore le sorti di Civitavecchia, questo significa che appunto il lavoro portuale e questa grande sinergia faranno di Civitavecchia quella che ancora non è stata, cioè crescere nei passeggeri, crescere nei merci, ma soprattutto completare il ridicolo infrastrutturale a Civitavecchia Livorno, a Civitavecchia Orte, che grazie al governo e grazie agli investimenti pubblici faranno di Civitavecchia il centro del Mediterraneo vero. Questo è l'obiettivo e la compagnia portuale all'interno di questo obiettivo sicuramente avrà un grande lavoro da fare e svolgerà un ruolo sicuramente importante. Tornano anche per il 2013 i bandi della Fondazione Cassa di Risparmio destinati a finanziare progetti in vari settori, dal sociale alla cultura fino all'ambito sanitario. I bandi sono riservati ad associazioni del territorio e le domande vanno presentate entro il 18 luglio. A spiegare i dettagli è il presidente della Fondazione, avvocato Vincenzo Cacciaglia, che sentiamo in questa intervista. Presidente Cacciaglia, anche per quest'anno torna il bando della Fondazione per la città, per aiutare le associazioni cittadine. Sì, torna il bando con i settori di nostra competenza
e per le città di nostra competenza. Il bando non è riferito solo a Civitavecchia, ma anche agli altri comuni, da Montalto di Castro fino a Manziano. Quest'anno, come al solito, ci occupiamo dei sei settori, come dicevo, che sono salute pubblica, istruzione, cultura, volontariato, assistenza agli anziani e ricerca scientifica. Purtroppo da un po' di anni siamo stati costretti a ridurre un po' le possibilità di intervento proprio per questa crisi che c'è, che ha colpito molto anche le banche, che prudenzialmente e sistematicamente fanno degli accantonamenti che chiaramente nuociono ai soci di maggioranza. Tanto è vero che la Fondazione sta pensando di dismettere le quote della banca proprio per cercare altri investimenti che possano garantire un afflusso maggiore per poi provvedere ai bandi. In ogni caso è più dell'altro anno e in ogni caso, come dico sempre io agli amici del territorio, c'è da stare tranquilli perché comunque cercheremo in ogni modo di accontentare un po' tutti nei limiti. C'è una scadenza per il bando, cioè le domande per ottenere i finanziamenti vanno presentate? Vanno presentate entro il 18 di luglio. Domani parte ufficialmente il bando. Io mi raccomando sempre di guardare attentamente il bando perché ci possono essere delle anomalie che poi lo portano direttamente all'esclusione. Abbiamo un limite di 10.000 euro, abbiamo un limite di un bando e basta per associazione, abbiamo il limite degli emolumenti, molti fanno dei bandi chiedendo soltanto degli emolumenti, noi quelli non li possiamo considerare. Quindi, e soprattutto i bandi debbono essere richiesti da associazioni, amministrazioni, enti, non da privati perché in questo caso non potrebbero essere accolti proprio per motivi statutari. Appuntamento questo pomeriggio alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale di Civitavecchia con il caso Stamina, sofferenza, scienza, speranza. Obiettivo dell'incontro è quello di analizzare un punto di vista morale, etico, sociologico a partire da basi scientifiche, la tematica dell'utilizzo delle cellule staminali. Balneabilità da 10 e lode per il litorale di Tarquinia, lo certificano le analisi del Palazzo che ha trasmesso i risultati all'amministrazione comunale. Su 9 punti di prelievo, 5 hanno ottenuto una classe di qualità eccellente, 4 hanno avuto una classe di qualità buona. La classificazione delle acque prevede il giudizio di eccellente, buono, sufficiente e scarso. Tra questi ultimi sono inclusi i tratti generalmente critici delle foci del fiume Marta e del fosso di Scolo dei Giardini. Le condizioni del Mar Tirreno lungo la costa tarquinese migliorano rispetto al già ottimo 2012 e ancor di più con riferimento al 2011. Siamo soddisfatti perché i nuovi punti di prelievo che vanno dalla località di Sant'Agostino a quella di Riva dei Tarquini hanno ottenuto un giudizio molto lusinghiero, dichiarano il primo cittadino Mauro Mazzola e il vice sindaco Renato Bacciardi. Siamo però consapevoli che non si deve mai abbassare la guardia e si deve proseguire nell'opera di sensibilizzazione. Soddisfacenti anche i dati relativi alle altre località del litorale romano. A Santa Marinella risultano non balneabili la zona del porticciolo di Santa Marinella e quella del poligono militare. Sono invece idonee le spiagge comprese tra il Fosso Cudo e il Fosso delle Guardiole, la zona di Capolinaro e quella al chilometro 61-700 di Via Aurelia. 250 metri a sinistra di Fosso Castel Secco, la spiaggia di Villa Maraviglia, Istituto Master Grazie, 250 metri a sinistra di Fosso Quartaccio, la collina Pio X, 500 metri a destra di Fosso Quartaccio e la zona di Fosso Eri. A Cerveteri, invece, secondo i campionamenti avvenuti nel mese di aprile 2013, la zona idonea alla balneazione comprende la spiaggia tra il Fosso Turbino e il Fosso Zambia e il rimessaggio barche Renzi. Non risultano invece idonee le aree delle foci dei due fossi e del confine del poligono militare. La non idoneità, però, non è dovuta ad inquinamento. Per il terzo anno consecutivo a Tarquinia sarà possibile andare al mare con i nostri amici a quattro zampe. La Giunta Comunale ha approvato la delibera per istituire la spiaggia dedicata ai cani. L'area, la prima sulla costa viterbese, è stata individuata a Tarquinia Lido, nella zona libera tra il rimessaggio La Rosa dei Venti e lo stabilimento chalet del pescatore. Abbiamo ritenuto importante riproporre l'iniziativa che ha ottenuto molti consensi, dichiara il vice sindaco Renato Bacciardi. In questo modo intendiamo perseguire gli obiettivi di tutela degli animali e nel contempo quelli di promuovere un'offerta turistica alternativa con servizi diversificati e aggiuntivi.
Il piano per l'utilizzo dell'arenile che abbiamo appena approvato in Consiglio Comunale è il frutto di un lungo confronto con tutte le categorie interessate e le parti politiche. Con queste parole il Vice Sindaco e Assessore alle Risorse del Mare e della Costa del Comune di Ladispoli, Giorgio Lauria, ha commentato l'approvazione all'unanimità dei presenti in aula della delibera sul PUA. Questa delibera, ha proseguito Lauria, costituisce la prima tappa di un percorso che approderà dopo una fase delicata, dedicata alle osservazioni, ad un atto conclusivo di adozione da parte della Regione. Il piano, oltre a certificare lo stato di fatto delle concessioni attualmente esistenti nelle porzioni di arenile del territorio comunale, fondamentalmente concessione di stabilimenti balneari, ha previsto una serie di interventi. Per quanto riguarda le strutture ricettive di pregio della Posta Vecchia e le Tamerici sul PUA, prevede per la prima una specifica estensione del tratto di arenile, per la seconda una modifica della concessione già in essere prevedendo il modello dello stabilimento balneare. Nel tratto di arenile di Marina di San Nicola, invece, è stato individuato un sito per lo sport velico che completa un polo sportivo già presente, oltre ad una modifica della concessione per il circolo velico Punta Rossa. Prevista anche un'area per la protezione civile comunale con l'indicazione di uno scivolo a mare che servirà per le attività di soccorso. 300 persone in piazza stamane a Santa Marinella, dove il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlato a sostegno della candidatura a sindaco di Massimiliano Fronti per la coalizione. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati tanti problemi che il territorio denuncia, ad iniziare dagli aspetti economici, occupazionali, sociali e turistico-culturali. Il presidente Zingaretti ha parlato dell'importanza di cambiare il sistema di fare politica ed ha posto l'attenzione sugli obiettivi principali per la città, quali lavoro, turismo e una buona amministrazione. Zingaretti ha anche assicurato che si impegnerà per approvare il progetto presentato dall'archeologo Flavio Enei per la trasformazione del castello di Santa Severa in polo turistico-culturale. Tutto è pronto in collina per la prima edizione della festa dell'asino lumierasco promossa dal comune di Allumiere in collaborazione con la Proloco e le 6 contrade allumierasche. A partire dalle 14, iscrizioni per la gara dei somari, iscrizione gratuita, presso il nuovo campo equestre della Cavaccia, e poi dalle 16:30 prenderanno il via alle gare di questo primo trofeo di primavera. Per tutta la durata della manifestazione resterà aperto il servizio bar e ristoro e per i più piccoli possibilità di fare delle passeggiate sul dorso dei somari delle varie contrade. Alle 20:30 pausa e cena e poi dalle 21:30 semifinali e finali. Grande attesa per il palio dei presidenti che si correrà dalle 22:30. Alle 23 altro appuntamento simpatico, la gara tutti contro tutti, e a questo seguiranno le premiazioni. 3 giorni di degustazioni, mostre, musica e spettacolo alla 10ª Sagra dell'Asparago Verde a Montalto di Castro. L'evento, organizzato dall'Associazione Pro Pescia Romana, patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune e dalla Camera di Commercio di Viterbo, vede fino a domani una serie di iniziative per grandi e piccoli. Protagonista della 10ª edizione è l'asparago locale, l'unico ad aver ottenuto nel luglio del 2003 il primo riconoscimento in Italia di qualità da parte di un organismo internazionale. Un appuntamento che mostra ai visitatori le tradizioni culinarie e la storia della cittadina con degustazioni tipiche. Il piatto principe sarà quello dedicato alle farfalle di asparagi, salsiccia e pachino. A seguire risotto con gli asparagi e salmone oppure una lasagnetta coi funghi. Ma per i primi non è finita, minestra di fagioli con la pasta pelosa o semplici penne al ragù. Ma passiamo allo sport. Ora ci vogliono gli attributi. Dopo la sconfitta casalinga con l'Anzio, la SNC Enel sfida oggi alle 14 la capolista canottiere di Napoli, lontano dalle mura amiche del Palagalli. Arrivati alla 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile, non si può più sbagliare se l'obiettivo è quello di fare la voce grossa all'interno del girone sud. Anche se ancora presto, i play-off passano anche da questa gara. Una vittoria, infatti, oltre a dare fiducia, consentirebbe ai civitavecchesi di accorciare proprio sui partenopei e forse di scavalcare Catania e Visnova. Sull'importanza della gara si è espresso il tecnico rossoceleste Marco Pagliarini. È una gara difficile e importante allo stesso tempo, cercheremo di fare punti in modo da affrontare i prossimi impegni con Palermo e Catania con maggiore fiducia e tranquillità. La sconfitta con l'Anzio ci ha fatto male, ma deve essere assimilata e sono sicuri che i ragazzi lo faranno.
Ho tutti i giocatori a disposizione. Solo Rinaldi in settimana ha avuto dei problemi alla schiena, ma nonostante ciò sarà del match. La prima giornata della Final Four di Serie 1 femminile ha già dato i suoi parziali verdetti. La prima finalista è Rapallo, che alle 17 ha battuto 5-4 il Firenze. La seconda squadra ad approdare in finale è invece Catania, che alle 18 ha superato 7-5 Imperia. Lo scudetto si deciderà oggi alle 15. Nelle interviste di Paolo La Rosa, il tecnico del Rapallo Mario Simatra e l'allenatore del Firenze Andrea Sellaroli. Del Rapallo, Mario Sinatra, passa dunque il Rapallo, ottima partita, un 5-4 importante, un commento tecnico. Un 5-4 importante, sull'ottima partita, no, diciamo non ottima da parte nostra, abbiamo commesso troppi errori, la partita era difficile a livello psicologico sicuramente, noi avevamo da perdere, forse come approccio avevamo da perdere più di loro. Loro sono state molto molto brave, ci hanno messo in difficoltà. Comunque diciamo che alla fine siamo usciti fuori noi. Diciamo. Formazione che però mister è cresciuta nell'arco dei quattro tempi. Quello sicuramente, siamo partite contrattissime, ci siamo sciolte andando avanti, quello sì. Adesso o Imperia o Catania? Questo adesso Imperia o Catania, sono due formazioni, una più forte dell'altra, quindi chiunque viene noi giocheremo per batterla. Siamo con Andrea Sellaroli, mister dell'NGM Firenze, un commento tecnico, una sconfitta forse immeritata per quanto avete prodotto? Ma noi siamo partiti con l'handicap perché eravamo senza la straniera che aveva preso una squalifica durante la fase finale dei playoff e secondo me la squadra ha reagito molto bene perché comunque non era una giocatrice qualsiasi, era la nostra capocannoniere e il centroboa di ruolo e questo ha comportato però ad arrivare molto stanchi per riuscire a sopperire a questa cosa, siamo arrivati molto stanchi in fase conclusiva e abbiamo sbagliato troppo da solo davanti alla porta, però le giustifico. È un Rapallo probabilmente più pragmatico sotto il profilo tecnico nell'arco dei quattro tempi? Ma Rapallo era completo, la squadra prima in classifica, noi siamo la squadra che è il secondo anno che è in Serie 1, l'anno scorso era sesta, quest'anno si trova a fare la semifinale scudetto e quindi è giusto che Rapallo abbia qualcosa in più di noi, però mi sembra che oggi l'abbiamo imbrigliata abbastanza bene. Grazie mister. Prego. Palazzetto dello Sport di Santa Marinella in festa per la finalissima dei play-off Serie 3 femminile, che vedrà di fronte la Valentino Auto al Civitanova Marche. Una gara che arriva dopo due partite giocate nell'arco di una settimana. Sarà quindi la Bella a decidere chi entrerà in A2. La gara si giocherà oggi alle 18.30 nell'impianto tirrenico. Assume sempre più i contorni di una barzelletta il caso del Pala Mercuri. La storia probabilmente farebbe ridere se non fosse per il fatto che ci sono di mezzo dei giovani atleti e delle leggi che vengono puntualmente ignorate e calpestate. Anche all'allenamento di giovedì sera, infatti, i pirati hanno negato docce e spogliatoi alla CV Skating, nonostante l'espresso atto comunale scritto con relativa tariffa oraria. Sul posto sono giunti il dirigente De Felici, il delegato Scilipoti e l'assessore Leopardo. L'amministrazione, però, dopo un anno di fallimenti, ancora cerca un compromesso palesemente impossibile fra le due società, senza applicare le leggi vigenti e i propri atti scritti che il comune stesso ha emesso poco tempo fa. Un caso inizialmente di poco conto che giorno dopo giorno mette sempre più in luce le incapacità gestionali dell'amministrazione Tidei. Gloria per l'atleta civitavecchiese Veronica Novelli. La tesserata degli Snipers infatti è stata chiesta in prestito dai Mammut Roma per giocare il campionato femminile di hockey in line. La ragazza disputerà il suo primo impegno domani a Piacenza. Ma questa era l'ultima notizia, grazie della cortese attenzione, un buon proseguimento con la nostra programmazione e arrivederci.